Secondo video dedicato ai sacrifici posizionali di pezzo, vi ricordo che li ho suddivisi, raccolti, ecco, in due grandi temi, e cioè la massa di pedoni, il compenso offerto dai pedoni passati, oppure da una maggioranza di pedoni, e poi dopo, dal prossimo video, vedremo l'altro grande compenso, cioè l'attacco al re. In questo secondo video concludiamo il discorso col compenso rappresentato da una massa di pedoni. Questa è una partita del 2000, che cosa c'è da osservare? Niente, praticamente il nero ha una struttura pedonale danneggiata, vedete i pedoni li ho colorati di rosso per indicare che ha pedoni isolati, doppiati, però ha un certo compenso perché ha la coppia degli alfieri, vabbè. Fatto sta che tocca al bianco, 18ª mossa, e il bianco sacrifica. Scacco, sacrifica un cavallo per due pedoni. E che cosa ha in cambio? Vediamo, adesso tocca al nero, ha dovuto muovere il re di 8 è migliore di re e 6, perché sarebbe seguita, se no scacco, mangia torre per C7 e adesso sta veramente in profonda crisi il nero, perché adesso gli cade un altro pedone, o quello in B7 o quello in F7, tramite alfiere C4 scacco, quindi no, la mossa migliore è il re di 8, almeno ha ceduto il pedone doppiato, cavallo per F6. Che cosa vede il bianco come compenso? E beh, vede quella massa di pedoni, quei 5 pedoni contro i 2 soli pedoni del nero, quindi una maggioranza 5 contro 2. È un ottimo compenso, questo di per sé. Vediamo cosa è successo, adesso c'è la torre in presa, il nero, quindi sposta la torre, cambia l'alfiere, sviluppa il suo alfiere, toglie il cavallo, alfiere F5, sta attivando semplicemente i suoi pezzi, prima ovviamente di iniziare a muoverli, cavallo G8, qui il bianco ha iniziato subito a muovere i pedoni, forse era meglio prima torre H1, cioè rinforzare al massimo, attivare al massimo i propri pezzi, prima di iniziare a muovere i pedoni, quindi F4 diciamo è una mossa leggermente inferiore, cavallo E7, F3, mangia, E7, dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che tra un po', come vedrete, E5, vedete i pedoni del bianco, la massa pedonale del bianco è spaventosa, è un po' come quelle che abbiamo assistito, quelle che abbiamo visto nel precedente video, se vi ricordate la partita di Nigel Short, mi viene sempre Nigel. Vediamo che cosa succede a questo punto, torre G2, ecco, questo è molto istruttivo, in pratica il nero restituisce il pezzo, ecco, vedete, quindi si è reso conto pure lui che quella massa enorme di pedoni la deve bloccare in qualche maniera, e l'unica maniera è restituire il pezzo, e infatti la partita è finita patta. Quindi passiamo al prossimo frammento, in questo video vedremo un po' di frammenti, poi vedremo l'ultima partita carina, quella di una di Kasparov, vediamo un po' che cosa succede, abbiamo una posizione tipica dell'est indiana, ecco, adesso vi farò vedere tre frammenti dell'est indiana, perché nell'est indiana spesso e volentieri, siccome abbiamo posizioni chiuse, bloccate, spesso e volentieri ci sono dei sacrifici posizionali di questo genere, cavallo F8, ecco qui il nero inizia una lunga manovra per arrivare in D4, nella casa centrale, qui di solito nell'est indiana, a dire la verità, il nero cerca di arrivare in F4, ma comunque anche l'idea di andare in D4, insomma, è molto buona. Quindi anche l'immediata cavallo F4 insomma poteva andare benissimo bene, ma comunque questa manovra è sempre interessante. A4 minaccia il pedone B5, B4,
ed ecco che il bianco fa un sacrificio posizionale. Cavallo D5. Minaccia la regina, quindi è praticamente forzato, perché minaccia la regina e il pedone B4, quindi il nero deve catturare quel cavallo. Mangio, mangio. Che cosa vediamo? Come compenso una massa pedonale, è una piccola massa, va bene, diciamo sono solo due pedoni affiancati, ma due pedoni affiancati rappresentano un ottimo compenso posizionale per il cavallo, cavallo e pedone ceduti dal che ha ottenuto il bianco, perché sono 3, 5, 7 pedoni bianchi, 2, 5, 6 pedoni neri, quindi cavallo per un pedone, ma soprattutto il compenso è dato da quei due pedoni passati. C'è anche un altro tipo di compenso, onestamente, i pezzi del nero fanno schifo, però guardate, anche se i pezzi neri fossero in case migliori, anche se il re nero fosse al sicuro, perché non dimentichiamoci che il nero ha ancora il re al centro, per stare a fare quelle manovre cretine, cavallo F8, tutto quel discorso, quella chiacchiera di andare in D4, non ha arroccato, va bene, ma dicevo, anche se i pezzi neri fossero su case buone, anche se il re nero fosse al sicuro, il compenso del bianco ci sarebbe ugualmente, perché sarebbe lo stesso molto difficile impedire a quei due pedoni uniti e passati di avanzare. Qua è chiaro, è troppo bello quel sacrificio, cioè con le torri nere piazzate negli angoli, i pezzi minori tutti disorganizzati, scoordinati, il re bloccato là al centro. Beh, è chiaro che abbiamo solo un verdetto possibile. Il bianco deve vincere. Vediamo che cosa gioca il nero. Il nero ha giocato F5. Beh, però non è male anche questa idea, eh? Questo è un interessante tentativo, perché innanzitutto tiene il cavallo bianco lontano dalla casa 4, ecco, quindi limita le possibilità attive di quel cavallo. Poi minaccia F4, guadagnando l'alfiere in E3. Beh, insomma, non è male, quindi vedete come anche nel caso del nero un duo pedonale rappresenta una forza. Poteva fare mosse meno attive, ecco, per esempio poteva fare una mossa difensiva tipo cavallo D7, cioè spostare il cavallo da F8 che sta proprio male e arroccare, per esempio alfiere C4, arrocco. Ecco, questa poteva essere un'altra chance, però attenti, c'è sempre il discorso dei pedoni, via, spingo il primo, deve spostare la regina, spingo il secondo, deve spostare il cavallo, spingo di nuovo, beh, avete già capito insomma come finisce la partita, cioè è ovvio che il bianco vince, quindi non è possibile, questa idea difensiva sembrava logica, ma non è così logica, quindi ecco perché F5 è un'idea difensiva buona. Tra l'altro, dopo aver giocato F5, la torre potrebbe addirittura entrare in gioco via H7, cioè non arroccarsi proprio, chissà, tante idee potrebbe avere il nero. Vediamo come gioca il bianco. Il bianco ovviamente spinge il pedone, D6, donna C6, beh, la donna ha bloccato i pedoni bianchi, ma voi veramente credete che una donna possa bloccare dei pedoni passati? Ma insomma, mi sembra abbastanza improponibile. Nei suoi commenti Serper dice se avesse il mio avversario, perché Serper era il bianco, se il mio avversario avesse giocato donna D7 avrei continuato con C6, avrei sacrificato il pedone, donna per C6, torre C1, quindi si apre la colonna, donna D7, torre C7, bellissima, e ora guardate, dice, la donna nera non ha case, perché se torna indietro segue scacco o se devi dire matto, cioè devi dare la regina, però è fantastico, è una posizione veramente incredibile, ma vi fa capire insomma che il compenso per quel cavallo c'era tutto, quei due pedoni
diciamo così, avanzati, erano veramente formidabili, sono veramente formidabili. Quindi torniamo alla partita, il nero ha giocato donna c6, e guardate che qui il bianco continua con una mossa ancora più stupefacente, e cioè gioca alfiere b5, un altro sacrificio posizionale nell'ambito della stessa partita. Il nero non ha il tempo di spostare il cavallo ed arroccare, deve accettare questo sacrificio, mangia mangia, guarda, adesso sono tre i pedoni, formidabile, quella massa di pedoni, per esempio se adesso sposta, arretra con la donna, segue c6, donna b8, donna d5, anche se cambia un paio di torri, e4, torre a7, devo continuare? Non credo proprio, cioè, penso che sarete tutti convinti della enorme forza di quei due pedoni affiancati. Adesso minaccia donna f7 scacco, insomma minaccia matto, vabbè, insomma è una tragedia. Torniamo, quindi dopo a per b5 è chiaro che il nero ha dovuto mangiare il pedone, e però torre per a8, cade la torre, il bianco è un vantaggio netto, possiamo fermarci qui. Veramente carina questa partita, un doppio sacrificio posizionale, ecco, anche se il secondo non era proprio posizionale perché ha recuperato subito la torre, però ecco, se avesse giocato donna b7 era posizionale, cioè nel senso che poi il seguito è proprio legato alla grande forza di questa massa massa pedonale. Passiamo al prossimo frammento. Di nuovo est indiana, ecco qui est indiana, osserviamo anche qui il bianco fa un sacrificio per demolire il centro pedonale del nero. Vediamo come fa: cavallo per d6, sacrifica un cavallo, torre, attacca di nuovo la torre, si sposta, cavallo per e5. Ecco qui, nuovamente abbiamo lo stesso concetto. Questa massa pedonale è vincente. Adesso minaccia il cavallo. Considerate che a questo punto il nero ha abbandonato. È una partita del 2000. Un ipotetico seguito potrebbe essere, per esempio, torre d6, alfiere a3, minaccia la torre. E una volta che si riprende quello, cavallo c4 e i due pedoni avanzano inesorabilmente, cioè si rappresentano una forza notevole. Giusto qualche, ecco, qualche critica al nero, almeno al limite dopo cavallo c4 poteva giocare il cavallo c8 a questo punto, alfiere per i5, torre g6, mangia mangia i5, ma stiamo sempre là, insomma cambia poco. Il vantaggio del bianco è sempre dato da quella massa pedonale, da quei due pedoni passati. Quindi, insomma, un sacrificio di pezzo per dei pedoni passati, soprattutto almeno due, è un sacrificio che è fattibile. Ancora est indiana, vi ho detto vari esempi basati sull'est indiana in questo video, tocca al bianco. Partita sempre del 2000, e il bianco sacrifica tranquillamente un cavallo. Mangia, mangia. Vedete? Una massa pedonale veramente notevole. Ha spostato l'alfiere. Andare in G4 non serve a niente perché cede gratis praticamente la coppia di alfiere, il bianco sta meglio. Quindi tanto vale alfiere F5, alfiere C4, alfiere G4. Se sposta per esempio mossa tipo il cavallo, vedete subito iniziano i pedoni di bianco ad avanzare e si è creata quella batteria di donne alfiere contro il re, no, quindi non è possibile, quindi alfiere g4, h3, appunto come dicevo prima, ha dovuto dare questo. In pratica il bianco ha solo un pedone per il pezzo, va bene? Però la forza di quei pedoni centrali è tale che in pratica il nero non ha mosse buone, non sa cosa diavolo fare. Vediamo come ha proseguito, e niente, ha proseguito restituendo semplicemente il pezzo, dice basta, ti do il cavallo, perché se cerca di conservare i pezzi, cavallo f6, c5,
ci sei, cioè i pedoni del bianco avanzano, diciamo, avanzano insieme, sono una forza inarrestabile. Quindi ecco perché ha restituito il cavallo, mangia, donna C8 purtroppo non può prendere alfile per torre C1 e lo scacco in C8 è mortale, quindi C per D6, donna C8, alfile F1, salva l'alfile, vabbè, insomma, torre C7, vabbè, abbandonato a questo punto, insomma, ignobile situazione. Bene, quindi anche in questo caso la massa di pedoni centrali, i pedoni passati come compenso, vediamo Kasparov-Yusupov. Trentesima mossa, il bianco e Kasparov, è inutile che vi dica che sa bene, la posizione del nero è un po' senza spazio, guardate che pedone di 7 è ancora arretrato, vabbè, però comunque la posizione è bloccata, quindi Yusupov si sta difendendo, adesso ha giocato alfile H8, giustamente dice cambio un po' di pezzi, cambio le torri e gioco per la patta, e effettivamente mi alleggerisco la posizione, ma Kasparov fa un sacrificio posizionale, cavallo E4. La minaccia è fortissima, minaccia cavallo F6, quindi deve toglierlo, F per E4, F5. Ecco qua, che cosa ha Kasparov in cambio del cavallo? Due pedoni affiancati. Cioè, vedete quindi la forza, questo pedone può avanzare. Vediamo come ha risposto Yusupov. Dico subito, la difesa migliore era donna F8, poi dopo hanno visto F6 e restituire il pezzo, mangia, torre G7, scacco, vabbè, queste sono le analisi loro, veramente la posizione del nero a me fa paura, però nelle loro analisi Kasparov dice no, il nero può reggere ancora, ma a me fa schifo la posizione del nero, dice che il vantaggio non è eccessivo, ma comunque ovviamente dopo F5 l'idea ovviamente è ovvia, è per F5, perché uno dice scusa, vabbè, me lo mangio quel pedone, ma esilia, scacco, deve coprire, scacco matto, cioè immediatamente finisce la partita, vabbè, quindi non è possibile. Quindi dopo F5 Yusupov ha fatto torre G5. Quindi, ripeto, il compenso del bianco, ecco, il compenso del bianco, quindi come vedete qui, però non è solo, onestamente, i due pedoni, non è la massa di pedoni, è anche la possibilità di un attacco al re. E questo ci introduce alla prossima serie di video in cui vedremo appunto sacrificio di pezzo in cambio di un attacco al re. Quindi ci introduciamo nell'argomento del prossimo video. Vediamo il bianco come ha proseguito. Torre per G5, ha cambiato questa torre, F6, ecco il problema, quel pedone passato è una belva, considerate, l'alfiere in H8 non ha case, quindi il vantaggio di un pezzo del nero è puramente simbolico, diciamo così. Tra l'altro anche la torre è in profonda crisi, per esempio se salva la torre, non so, torre 8, segue donne 2 e minaccia matto, perché minaccia donna per E4, cioè c'ha l'attacco da matto, quindi non può nemmeno salvare la torre, allora, certo, no, oppure, non so, ecco, dopo donne 2, per esempio, poteva fare, non so, alfile per F6, se scacco, re H8, mangia, e per F6, cioè, finisce, insomma, in una posizione sta persa, vabbè, adesso c'è la qualità di meno, non può fare niente. Quindi dopo F6 ha giocato re H6 e ha catturato la torre, e vabbè, alfile F7, beh, io direi inutile continuare a vederla, cioè adesso c'ha la qualità di più, ma è sempre l'attacco, quindi insomma abbandonato in questa posizione, ecco qua re G7, va bene, direi che ci
ci possiamo fermare qui, cioè diciamo, questo video ho fatto vedere questi brevi frammenti, spero che vi abbiano diciamo, convinto di questo, diciamo, fatto acquisire, ecco, una conoscenza su questo tema, cioè sul fatto che si può benissimo fare un sacrificio posizionale di pezzo in cambio di pedoni passati, almeno un paio di pedoni passati centrali. Quindi non è tanto il compenso materiale quanto quel tipo di compenso, la massa di pedoni che avanza. In questo video abbiamo visto anche però che un altro buon compenso per un pezzo è ovviamente quello dell'attacco al re. E quindi vedremo nei prossimi video degli esempi su questo. Infine, nell'ultimo video vedremo una partita in cui ci sono entrambi questi temi strategici, e cioè la massa pedonale e l'attacco al re. Va bene, ci vediamo nel prossimo video.